Grazie. Il prossimo brano che vi propongo è un brano che è arrivato in realtà prima di Una casa piccola, cronologicamente parlando, però è arrivato dopo un lungo silenzio della mia scrittura, perché per molto tempo mi sono sentita un po' sola, poco ascoltata. Ho immaginato che nessuno mai ascoltasse comunque le mie parole veramente, le mie canzoni, che fosse veramente un sogno farle arrivare un po' più lontano di dove sono adesso. E così è nata Quanto dura un giro tondo. Come un aereo che è precipitato tra le macerie di un villaggio ferito, mi sento come un bambino sopravvissuto, un aquilone che è stato perduto, che contro il vento non si è mai arreso, che ha sfidato il tempo, si è piegato al mondo sperando di essere ammirato, sperando di essere provato. Mentre appunto io...